Salteremo un po' da un argomento all'altro perché sono tante le domande che sono arrivate e che continuano ad arrivare ora in diretta. Ci seguono più o meno da tutta Italia perché il dottor Rotelli è conosciuto, ha un nome che va ben oltre Trieste. Però Lillo da Genova evidentemente conosce Trieste perché chiede che significato ha il posto delle fragole. Siamo davvero saltati da un argomento, diciamo, politico, così a un altro. Dopo però, lo dico a chi ci segue, parleremo anche, come abbiamo preannunciato, in questi ultimi giorni, anche dell'ispezione, che è uno degli argomenti di cui, dobbiamo parlare. Risponda invece a Lillo, che significato ha il posto delle Il fragole? posto delle fragole è un posto, secondo me, assolutamente straordinario, che vive da 35 anni circa sulla collina di San Giovanni, dentro il comprensorio di quello che era l'ospedale psichiatrico. Era una volta, fino ai primi anni 70, un posto dove si producevano i materassi dell'ospedale psichiatrico, e verso il 72 o 73 trasformammo questo posto in un bar. Il primo bar interno allora manicomio. E lo chiamavamo il posto delle fragole. Dopo un po' di tempo, vabbè, ricordo di un film di Bergman dove c'è un signore che fa il medico e che dice, tra le altre cose, il primo dovere di un medico è chiedere perdono. Siccome il manicomio, insomma, era qualcosa di cui i medici dovevano farsi perdonare parecchio. Ci sembrò un bel nome. Il nome è rimasto, il bar continua a esistere, è un bar-ristorante molto frequentato, gestito da una cooperativa sociale, è uno dei posti, secondo me, più belli e simpatici di questa città. L'ha anticipato lei parlando del posto delle fragole, ma la domanda che arriva da Francesco è proprio diretta. Che rapporto ha lei con la legge 180? Rapporto l'ha messo tra virgolette e poi chiede merito anche suo? La legge 180 è una legge votata dal Parlamento italiano, quindi prima di tutto è merito del Parlamento italiano, è merito di un grande movimento che l'ha voluta e naturalmente però in questo movimento non c'è dubbio che Franco Basaglia e un gruppo di tecnici che ha lavorato con lui abbiano avuto un ruolo importante. Io ho lavorato con Franco Basaglia dal 1971 a Parma per un anno e poi a Trieste subito dopo, fino al 1980, quando Basaglia è andato a Roma e poi poco dopo è morto, e poi ho continuato la direzione dopo di lui dei servizi psichiatrici di Trieste fino al 95, poi dopo ho cominciato poco dopo a fare il direttore generale dell'azienda sanitaria. Quindi ho seguito, direi, tutta la vicenda del cambiamento dell'ospedale psichiatrico, del lavoro di decostruzione dell'ospedale psichiatrico Trieste e come dire, di proposta più generale all'Italia, non solo all'Italia, di farla finita con i manicomi. Un gruppo di noi certamente ha lavorato a questo fin dalla fine degli anni 60. Continuiamo a pensare che fosse una buona idea, che sia stata una buona legge, che di manicomi se ne fa volentieri a meno. E anche se certamente, come tutti sappiamo, in molti posti d'Italia non si sono fatte le cose che si sarebbero dovute fare al posto di e per offrire servizi ai cittadini adeguati. Gliel'avrei chiesto perché lo scorso anno, nel 2008, si sono festeggiati i 30 anni di questa legge, che è ancora discussa, forse anche in modo ideologico a volte, ma volevo chiederle perché è ancora così inapplicata? Ancora così inapplicata per una quantità di motivi molto estesa. Prima di tutto, l'Italia è un paese di gente che è molto brava a denunciare le cose e a rinunciare a fare le cose. Fare le cose poi in Italia non è così semplice. Si fanno le leggi, ma non le si applicano soprattutto quando sono buone leggi e leggi avanzate, leggi progressiste. Indubbiamente applicare la 180 può voler dire molte cose, può voler dire un dato meramente quantitativo, cioè allestire un numero adeguato di servizi sostitutivi dell'ex ospedale psichiatrico, può
può voler dire anche invece qualcosa di più profondo, cioè una relazione molto più ricca, articolata e tutta una quantità di risorse messe in piedi a favore delle persone con questi problemi, che disegna una gamma molto vasta e per nulla affatto, come dire, modellizzabile facilmente, catalogabile facilmente. Ma senza volerla fare tanto complicata, penso che oggi, indubbiamente, nella maggior parte delle regioni italiane si sono allestiti abbastanza servizi, sia pur tardivamente, però si è anche travisato molto la 180. Quindi credo che oggi la 180, più che rischiare di essere cambiata in Parlamento, rischia pesantissimamente, anzi un po' peggio che rischiare, di essere stravolta nella pratica in molte regioni italiane, la Lombardia in primis, ma molte altre regioni anche, in cui praticamente, fatto salvo la chiusura dei manicomi, tutto il resto ricomincia a somigliare alla vecchia psichiatria.